Ciao a tutti ragazzi dal Nagu. Allora, andiamo a giocare a questo titolo Heavy Rain della Quantic Dream, se non erro, non mi ricordo se si chiama così la Software House. Ed è un gioco che mi intriga parecchio, anche perché nella generazione precedente di console io avevo la 360, per cui non ho potuto giocare questo titolo. Tra l'altro, ho appena finito di giocare a Beyond Due Anime. Gioco veramente veramente molto bello. E adesso andiamo a provare Heavy Rain. Dovrebbe avere all'incirca 5-6 anni questo gioco, più o meno. E adesso lo andiamo a provare sulla PlayStation 4. Buona visione a tutti. Ciao dal Naguz. A noi, insomma, di un uomo. Perché ho l'impressione di averlo già giocato questo gioco? Ascolta in qualsiasi momento i pensieri del tuo personaggio tenendo premuto L2. No, cioè, appunto, Meglio no. farsi una doccia e vestirsi prima di scendere. Sono a fare shopping. Posso prendere i ragazzi a scuola per pranzo e poi penserò ai preparativi per la festa di compleanno di Jason. Non lavorare troppo, ti amo. Bagno sarà di qua. Giro la testa a vedere le azioni disponibili, dovrete ricordare la touch. Ah, bene. Ma no, ma che schifo! Ma mettetemi le belle fighe, non... Che due coglioni. Mi devo pure sbattere, dai, eh. La 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 la. Meno fatica per giocare a un videogame, no? Sì, vabbè. Andiamo, va.
No, dai, non ci posso credere. No, se tutto il gioco è sto sbattimento col controller, mi incazzo. Vabbè, non ci posso credere. No, faccia da pirla, ma vabbè. Allora, qua c'era un pappagallo che voleva intendere. Premi L1 per cambiare l'angolazione della visuale. Uso per osservare l'ambiente circostante. Sì, infatti, volevi venire qui. Bom. Qua nella stanza dei piccolini non c'è niente, attenzione, sì, c'è qualcosa. Ma dai, ma me devo mettere a fare ste robe. Vabbè. Ho un po' di tempo prima che Grace e i ragazzi rientrino. Diamoci da fare. Splendida giornata. Perché non approfittarne e godersi un po' il giardino? E certo. No, allora io voglio uscire. Se puoi, sì.
Mettiamo su un po' di musica? Per terra. Ehi, il gran giorno è arrivato, eh? Sono grande adesso? A 10 anni non si è proprio grande, ma ci sei quasi. E posso guidare la tua auto? Per quello credo che dovrai aspettare ancora un po'. Ethan, puoi venire ad aiutarmi? Non mi prendo. Arrivo. Ma dai. Lascia stare, faccio io. Ma scusa, non c'è. Ero sovrappensiero. Ma dai! Ma è che tutta la mattina che sono sovraeccitati. È stata un'impresa andare al supermercato. A te com'è andata? Hai combinato qualcosa? Ah, non proprio. Io ci ho provato, ma senza successo. Spero che mi venga l'ispirazione. Dovremmo presentare il progetto al cliente il mese prossimo. Santo cielo, una marea di cose da fare. Non ce la farò mai prima che arrivino i bambini. Puoi aiutarmi? Prendi i piatti da dessert nella credenza in soggiorno. Tranquilla, ci penso io. L'antina si inceppa sempre. Dalle un colpo secco. Temere, non vorrei causare un incidente diplomatico con tua madre. Moria mai. Ehi, Ethan, avevi promesso di stare attento. Scusami, sarò più delicato. Mi andrebbe un caffè. Chiedere a tua moglie se vuole un caffè, no? Non so se gliel'ho già detto, signora Mars, ma la trovo molto attraente. Anche lei non è così male, signor Mars. So bene che cosa hai in mente, Ethan. Ma adesso non è il momento adatto. Peccato. Ora devo pensare solo alla festa. Continueremo questa conversazione più tardi. Serve una mano? No, grazie. Dovrei farcela da sola. Quando arrivano gli amici di Jason? Oh, intorno alle 2. Spero di riuscire a tenere tutto sotto controllo. Non come l'anno scorso.
Hai trovato il regalo per Jason? Sì, sono andata a prenderlo proprio questa mattina. Appena in tempo, era l'ultimo rimasto. Jason sembra felice. Già. Oh, faccio fatica a credere che abbia già 10 anni. Mi sembra soltanto ieri che flirtavamo al liceo. Oh, stiamo invecchiando, Ethan. Vabbè. Credo che andrò fuori a giocare con i bambini. Ecco fatto, libero come l'aria. Ehi, solo 5 minuti, ragazzi. Dopo mangiamo, perché fra poco arrivano i vostri amici. Ok, promesso, mamma. Chi vuole essere prima il primo? Io. No, prima io. Calma, ragazzi, faremo uno alla volta. Prima io. No, prima io. Ok, Sean, sta pronto? Si parte! Tocca a me adesso! Ok, Jason, facciamo l'elicottero. Su, papà, facci vedere quanto sei forte. Sì, facci vedere i muscoli. Attenzione, attaccatevi! Bravi, bravi, bravi bambini, grazie, grazie. Questa volta non hai scampo. Pagherai per tutti i tuoi crimini, essere malvagio. Arrenditi, omuncolo, e con le tue preghiere. Forza, Jason! Oh, io... Arrenditi, ho vinto io! Forza! Ragazzi, è pronto. Ma cazzo, vai, vai a mangiare, va. John, vieni a tavola. Vado a prenderlo. Dov'è Sean?
Perché Sean non è a tavola? Dovrebbe essere qui in giro. Lo sto cercando, Sean. Però che ho dei problemi di luminosità veramente forti. Dovrei abbassare un attimino la luminosità. Vabbè, ma sto bambino dov'è? Ethan, puoi recuperare Sean? Sean, che c'è? Merlino. È morto. È morto. È tutta colpa mia. Ma no, Sean, non devi incolparti di nulla. Farei qualsiasi cosa per farlo vivere ancora. Sai, Sean, ci sono cose che devono succedere e basta. Anche se tu non vuoi. Non è giusto, papà. Non è giusto. Lo so. Lo so. Jason! 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 Jason!
Jason, non dovresti allontanarti troppo, sai? C'è troppa gente in questo. Ti prego, papà, me lo compri. Mi piacerebbe averne uno. Ti prego, papà, dai. Ok, compriamo un palloncino. Forte! Ciao, campione. Come ti chiami? Jason. E che palloncino vuoi, Jason? Quello rosso. Ecco a te. Fanno $2, signore. Jason, aspettami. Aspetta papà, piccolo. C'è troppa gente qui. Con questa ressa. Dov'è Jason? Era qui un secondo fa, gli ho preso un palloncino, mi sono girato e non c'era più. Non c'era più? Che significa non c'era più? Resta qui, vado a cercarlo. Torno subito. Jason! Merda. Jason! Presto, devo scendere adesso, lo perderò tra una folla. Jason! Devo riuscire a trovarlo. Lagga un po' sto gioco. Sentite l'orlo. Era qui, era, l'avevo visto.
Quantic Dream, giusto? Una produzione della Quantic Dream. Questo ovviamente era il prologo, per cui lasciamo tutto lo spazio, questa pagina bianca da riempire di pareri, di gioco, di divertimento. Vediamo. Io direi che ci possiamo fermare qui al prologo. Signori, al prossimo appuntamento con Heavy Rain. Ciao a tutti da Naguz. Peace.